Signore e signore, l'intelligenza artificiale non esiste. Allora, questa è una provocazione che voglio farvi per farvi pensare al fatto che probabilmente, come vi è stata sempre raccontata o come la potete esperire nel mondo, sembra questa cosa magica, questa cosa che si autocrea, che si autodetermina. In realtà non è così, e cerco di raccontarvelo attraverso la mia esperienza di vita e professionale e come sono arrivata a questa conclusione. Allora, l'uomo ha sempre voluto superare i propri limiti, dominare gli elementi, il fuoco, voler muoversi nel mondo, voler esplorare, voler andare sulla luna, e ci siamo arrivati, ok? E l'ultima delle sfide è proprio quella di comprendere il proprio intelletto, la propria intelligenza. E allora, da ex neuroscienziata che ha voluto intraprendere questo percorso di sfida nella comprensione di uno degli organi più meravigliosi e complessi che abbiamo, si è fatta questa domanda a un certo punto, dopo quasi 9 anni di ricerca sul cervello: ma c'è un paradosso dietro questa volontà dell'uomo di capire e di riprodurre l'intelligenza che abbiamo dentro una macchina? E cioè, com'è possibile capire il cervello, analizzarlo, scomporlo e ricomporlo usando lo stesso strumento? Cioè, come possiamo astrarci da fuori e oggettivamente analizzare uno strumento che stiamo utilizzando per fare la stessa cosa? E allora vi porto in un percorso di analisi di come l'intelligenza umana si è sviluppata nella storia e come anche quella artificiale e dei parallelismi che troveremo insieme. Allora, Yuval Harari, in un libro bellissimo, Sapiens, definisce l'evoluzione della cognizione umana come una rivoluzione, e questa in effetti è stata una rivoluzione, perché se pensate che l'intelligenza umana, per come la conosciamo, si è sviluppata in un tempo veramente molto breve rispetto a tutta l'evoluzione dell'uomo. Solo negli ultimi 50.000 anni abbiamo sviluppato una serie di facoltà cognitive che oggi ci portano a essere quello che siamo. Allora, la prima pietra miliare nello sviluppo cognitivo è quella dello sviluppo della corteccia prefrontale, che è un po' quella che ci differenzia dai nostri cugini primati, che ha permesso di osservare il mondo, selezionarlo attentivamente e risolvere problemi complessi. Dopo abbiamo avuto la necessità di esprimere questi concetti, questa complessità che si era creata nel nostro cervello, abbiamo cominciato a parlare, quindi a esplorare la dimensione un po' più metaforica del nostro pensiero, che doveva essere espressa attraverso il linguaggio, e poi l'abbiamo voluto scrivere, quindi per tramandarlo, per poterlo far insegnare, per poterlo divulgare nel mondo. Fino a poi voler creare delle connessioni tra queste conoscenze e cominciare a capire e a rappresentare questi concetti nel nostro cervello, per poi avere la capacità critica di manipolarli, fino a creare una conoscenza collettiva che poi con il web e la tecnologia si è espansa incredibilmente. E invece la storia dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale non è proprio così lineare, sicuramente esponenziale a un certo punto della sua storia, come quella dell'intelligenza umana, ma ha avuto dei problemi. Allora, in realtà l'intelligenza artificiale, o i principi dell'intelligenza artificiale, esistono da tanti anni, dal 1950 più o meno, con Turing che postula il suo test Limitation Game. E quindi da lì si è cominciato ad esplorare questa materia e ci sono stati degli investimenti, però a un certo punto siamo caduti in un'era di cupezza, la chiamiamo l'inverno dell'intelligenza artificiale. Questo perché? Perché non c'erano abbastanza dati e quindi non era possibile generalizzare i modelli di machine learning attraverso i dati. I dati sono ciò che viene dato, il nutrimento che viene dato a una macchina
macchina per imparare, quindi senza dati non si riusciva a farli esponenzialmente crescere. Quindi si sono perse le speranze, l'interesse e anche gli investimenti. Ma poi è successo un qualcosa di incredibile, cioè ci si è accorti a un certo punto che eravamo in condizioni di avere tanti dati che sono stati collezionati negli ultimi, direi, 50 anni. E quindi c'è stato un esponenziale sviluppo di queste tecnologie che veramente solo negli ultimi 10 anni sono ciò che voi conoscete ad oggi. E quindi quali sono gli elementi veri che ci aiutano a far sviluppare questa tecnologia? Sono principalmente tre. I big data, quindi tanti dati, tantissimi dati collezionati ovunque, sia da oggetti come il vostro cellulare che avete sicuramente in tasca, che raccoglie trilioni di dati ogni giorno su di voi, su dove vi muovete, all'internet delle cose, quindi le cose che catturano dati anche loro. Un altro elemento è sicuramente il cloud computing, quindi la potenza computazionale del cloud. Adesso stiamo sviluppando il quantum computing, che è ancora più veloce nel processamento, e questi due elementi hanno reso possibile lo sviluppo di modelli di machine learning e di intelligenza artificiale molto potenti. E allora, su questo tema, guardiamo, vi faccio un parallelismo tra come il bambino impara a vedere il mondo e come una macchina potrebbe imparare a riconoscere le immagini. E, un bambino, da quando nasce, ovviamente senza ricevere nessuna indicazione, nessuna regola su come deve percepire il mondo, ci impiega più o meno 6 mesi prima di poter vedere i contorni, i colori e le immagini. Se invece viene data a un algoritmo di riconoscimento visivo un poco più di 1 milione di immagini per imparare a riconoscerle, questo algoritmo impiega circa 2-3 giorni per poter riconoscere un'immagine esattamente come un uomo. Quindi da 6 mesi che un bambino impiega per creare delle connessioni nella sua corteccia occipitale e poter vedere il mondo, a 3 giorni di un algoritmo. Questa cosa spaventa a qualcuno. E allora, uno degli esponenti più importanti, a mio avviso, di questa disciplina, Andrew Ng, che ha lavorato in Google ed è il fondatore di Cloudera, dice che qualsiasi cosa che può essere processata dal pensiero umano in meno di un secondo probabilmente può essere automatizzata. Allora, guardiamo quindi le conquiste di questa disciplina nella storia. Il primo caso, l'algoritmo di IBM Deep Blue ha battuto il campione mondiale mai imbattuto nella storia, Kasparov, nel gioco degli scacchi, che è uno dei giochi più complessi di problem solving che noi conosciamo. Qualche anno dopo, nel 2016, Google, col suo AlphaGo, sfida il campione mondiale di Alpha, che è un gioco, lo possiamo immaginare come il gioco degli scacchi al cubo, per cui le combinazioni di questo gioco, le possibili combinazioni, sono più grandi di tutte le particelle e gli atomi dell'universo. E un giocatore di Go impiega circa 10 anni per padroneggiare questo gioco. Ecco, questo algoritmo nel giro di 3 giorni, osservando le partite giocate dall'uomo e poi giocando contro se stesso, è riuscito a battere questo campione mondiale. E ricorderete probabilmente la stampa in cui questo giocatore cinese era assolutamente basito, non riusciva a capire come fosse possibile. Qualche anno dopo, con Microsoft, nel 2016, siamo arrivati alla possibilità di riconoscere le immagini e ad arrivare alla parità con l'uomo nel riconoscimento di immagini. Vi faccio un esempio per me eticamente molto bello. Nella diagnosi del cancro, se un medico ha un'accuratezza più o meno del 90-95% nel riconoscimento di cellule tumorali, grazie all'aiuto di un algoritmo di riconoscimento visivo che ovviamente ha imparato ed ha osservato tantissimi vetrini di cellule cancerogene, ecco, la combinazione delle due insieme, delle due conoscenze, delle due abilità, porta a un'accuratezza del 99%. Interessante che l'uomo comunque è più bravo a individuare i falsi positivi, mentre la macchina è più brava ad identificare delle piccole differenze percettive dell'immagine.
Un pochino più avanti siamo arrivati alla possibilità di comprendere il linguaggio, quindi tutti i vostri device voice come Alexa o Google o Cortana sono sicuramente un esperimento interessante che tutti noi stiamo utilizzando. Un'altra grossa conquista nel 2017 con Microsoft sempre si è fatto un esperimento, si sono dati 500 articoli di Wikipedia a una macchina e a un umano, a una serie di umani anche, anzi, e gli si è fatto un test usando un test standardizzato della University of Stanford e si sono fatte delle domande, la macchina e l'uomo hanno risposto esattamente nello stesso modo. E infine la capacità di traduzione simultanea in 15 lingue del cinese, che è una delle lingue più difficili da imparare. I bambini cinesi imparano a parlare completamente dopo circa 10 anni, al contrario dei bambini occidentali che ci mettono intorno ai 5 anni. Ma allora, che cos'è veramente che ci differenzia dalla macchina? Perché vi ho introdotto l'argomento dicendo che non esiste l'intelligenza artificiale. Non esiste nella misura in cui la vogliamo pensare come un sistema che possa analizzare dei problemi complessi. Allora facciamo il paragone con la scala causale di Judah Pearl, che ha scritto un libro bellissimo chiamato The Book of Why, che analizza il modo in cui l'essere umano impara e lo parallelizza verso la macchina. Allora, immaginate un bambino che impara il mondo e sta scalando questa scala. Prima di tutto comincerà ad associare degli elementi. Se faccio A, succede B. Come A influenza B. Dopodiché si comincia ad associare sempre di più degli elementi e si comincia anche ad esperirli nel mondo e quindi si agisce nel mondo. E questo è il pensiero un po' più fattuale, no? Un pensiero un pochino più complicato. Si riesce a capire come il nostro corpo, il nostro essere nel mondo possa produrre degli effetti e come questi effetti si possano espandere, fino ad arrivare al pensiero creativo, intuitivo, al pensiero causale. La causa e l'effetto sono molto diversi tra la correlazione tra due elementi. Vi faccio un esempio molto semplice. Se uno osservasse semplicemente due fenomeni per 365 giorni l'anno, il sorgere del sole e il canto del gallo, ogni giorno questi due eventi accadono nello stesso momento. Col pensiero di associazione, puramente di associazione, noi potremmo dire che il sole sorge perché il gallo canta. Ma noi sappiamo che non è così. Non vi sto a parlare del sistema solare. Quindi questi sono problemi molto complessi attraverso i quali noi cerchiamo di spiegare il mondo, che è pieno di incongruenze, non è sempre così lineare. E quindi le macchine prenderanno il sopravvento sull'uomo? Sarà possibile che una macchina possa capire cosa sto pensando, cosa sto provando, le mie emozioni? Ecco, io penso di no. Penso che noi abbiamo una responsabilità molto grossa, cioè quella di non dimenticarci la complessità del nostro pensiero e come questo debba essere utilizzato grazie all'intelligenza artificiale, che dovrebbe semplificare dei processi complessi per noi ad affrontare il mondo. E quindi mi piace parlare della responsabilità etica, cioè dietro ogni algoritmo e ogni scelta di applicazione dell'intelligenza artificiale c'è la capacità cognitiva dell'uomo, il pensiero critico. E quindi un uomo o una donna che devono prendere delle decisioni etiche e risolvere dei problemi. E allora, ritornando a questo, la mia storia. Se io solo avessi avuto la possibilità, quando ho iniziato a studiare neuroscienze, di capire dove velocemente, dove avessi potuto impiegare le mie competenze volendo lasciare la ricerca, e avessi avuto un aiuto dall'alto, sarebbe stato fantastico, non ci avrei messo 3 anni. Invece ci ho messo abbastanza per capirlo. E mi è capitata questa cosa meravigliosa. Un progetto che ho fatto l'anno scorso con la Scuola di Business del Politecnico di Milano, che si è fatta questa domanda. Che ruolo ha oggi l'università? Cioè,
I contenuti li possiamo trovare ovunque, possiamo da soli accedere a tantissima conoscenza. E allora qual è di nuovo il ruolo dell'università? È quello di forse selezionare questa complessità. Il paradosso della scelta, oddio, dove devo andare, cosa devo cercare? E quindi abbiamo costruito una piattaforma di continuous learning in cui l'intelligenza artificiale aiuta l'uomo a imparare meglio, filtra questa complessità e restituisce una raccomandazione di contenuti che è stata disegnata sul gap di competenza di ogni individuo. Quindi ognuno, ogni singolo utente di questa piattaforma avrà dei contenuti raccomandati basati su ciò che lui deve colmare in termini di competenza rispetto a degli obiettivi professionali. E quindi questo è come il machine learning, quindi la macchina che impara l'utente, aiuta l'utente a imparare se stesso. E quindi concludo con uno dei miei preferiti, Charles Darwin, che dice che l'essere che sopravvive non è quello più forte o non è quello più intelligente, ma è quello che si sa adattare meglio al mondo. E quindi, secondo me, l'intelligenza artificiale deve essere vista come uno strumento potenziante della nostra intelligenza. Non possiamo ritrarci dalla responsabilità di prendere delle decisioni e di risolvere dei problemi complessi col nostro stesso intelletto, ma l'intelligenza artificiale deve essere quello strumento che facilita questo percorso, che ci fa fare ancora più domande sensate e che possa risolvere dei problemi eticamente giusti. E quindi ribadisco la responsabilità che abbiamo nel costruire questi strumenti e anche nel fruirli per rendere il mondo migliore.